Buongiorno a tutti, oggi video molto mattiniero, mi sono svegliata proprio con l'intento di girarlo perché non vedevo l'ora di condividere insieme a voi questi, diciamo, cabochon, elementi e questi dolcetti che ho, scusate, ricevuto da due ragazze bravissime che ho conosciuto su Facebook. Sono mamma e figlia, una si chiama Luisa, la mamma, e Cristina è la figlia, e sono veramente due bravissime artiste. Ho ricevuto questo pacchetto che conteneva tutti questi tesori, come potete vedere, ci sono questi elementi, chiamiamoli cabochon, anche se secondo me sono proprio veri e propri pezzi artistici, e anche tutti questi dolcetti bellissimi in miniatura, e adesso vi parlerò pian piano di tutto. Dunque, la settimana scorsa circa, appunto girovagando su Facebook, ho visto appunto sulla pagina di Luisa questi bellissimi elementi che sono stati fatti appunto dalla figlia, da Cristina. Sono fatti in pasta polimerica e sono stati tutti decorati con, penso, delle texture. Io sono una profana in pasta polimerica, quindi non mi spingo a dire cose che magari non vorrei sbagliare termini, ecco, in questo senso. E colorati appunto, credo, con dei pigmenti appositi. E mi sono veramente innamorata di questi elementi, diciamo così. Perché soprattutto questi con queste volute che vedete, soprattutto questo in particolare, mi ha ispirato tantissimo perché mi ha ricordato proprio quei dipinti di Klimt con tutte queste onde sul dorato, sul nero, me ne sono veramente veramente innamorata. E quindi sono riuscita a farsi dare il mio indirizzo, penso da Lori, la spacciatrice di indirizzi, e ho ricevuto questo pacchetto che sapevo mi sarebbe arrivato. Infatti fremevo, non vedevo l'ora di riceverli perché mi erano piaciuti veramente tantissimo. E una volta aperto il pacchetto, wow, sono rimasta veramente senza parole, nel senso che li ho trovati molto più belli dal vivo, sono una cosa incredibile. Voglio provare a zoomarvene un po' da vicino. Guardate che bello, ma io mi chiedo proprio come sia possibile, cioè, fare tutte queste sfumature lasciando la parte più scura sotto, senza lasciare ditate, soprattutto impronte o cose del genere. Guardate quanto sono belli. Sono veramente una cosa incredibile. A mio gusto, sono veramente spettacolari, mi piacciono tantissimo. Guardate questo, tutto sfumato. Li adoro veramente. Qua c'è una mia, diciamo, semicreazione. Sto lavorando al soutache e infatti, tra l'altro, io ho proprio voluto prendere, cioè, ho voluto prendere, mi sono innamorata di questi cabochon perché appunto li ho subito visti come parte integrante di lavorazione al soutache, perché appunto tutte le, diciamo, le volute che si fanno con questo tipo di lavorazione le vedevo proprio adeguate, diciamo così, all'utilizzo del soutache con questi elementi. Tra l'altro, nel pacchetto ho trovato un'altra sorpresona che non mi aspettavo, cioè tutti questi dolcetti. Vedete che carini, sono tutte miniature di dolci fatti sempre in pasta polimerica. Questi credo che li abbia fatti Luisa, la mamma, mentre i cabochon sono stati fatti da Cristina. Io non ho mai avuto tutte queste tortine, queste cose, e credo proprio, guardate qua, questa l'ho lasciata così per farvi vedere. Sembra, mamma mia, quelle tortine della Kinder con tutta la glassa di cioccolato e dentro tutta la morbidosità. Vabbè, io prima mattina ovviamente devo parlare di cose da mangiare, altrimenti non sono riconoscibile come Margherita. E a parte che questi invitano, guardate la glassa su questa tortina qua, che spettacolo! Sono fatte troppo bene, sono tutte quante cablate, vedete, con gli anellini metallici per poter fare dei charms o comunque da appendere a qualche bijou. Io credo, guardate qua, il macaron, troppo carino, veramente. Anche i marshmallow sono una cosa spettacolare. Tra l'altro sono veramente piccoli, eh? Cioè qui magari non si riesce a capire, ma con il mio super calibro di precisione vi posso mostrare che non dico
Vedete? Sono proprio piccini. Questo adesso è in centimetri. Quindi non so, boh, come si fa a decorare delle cose così piccole senza sbagliare veramente delle artiste. Io sono rimasta senza parole. Ah, poi vi mostro anche questo bellissimo ciondolo, sempre in pasta polimerica. Non so se chi delle due, se mamma o figlia l'abbiano fatto, comunque a prescindere è bellissimo. E anche quest'altra goccia qua che è fatta invece in resina, che sembra un lapislazzuli, lapislazzuli, tutto... diciamo così, pieno di pagliuzze oro e sfondo blu, una bellissima goccia sfaccettata. E niente, un'altra cosa che mi piace tantissimo di questi elementi è che sono sottili, vedete? Non sono spessi, quindi ho potuto utilizzare le mie piattine da 2 mm per poterli lavorare e devo dire che calzano perfettamente. Quindi io ringrazio ancora tantissimo queste due ragazze, queste due artiste, sono veramente brave e vi invito, vi intimo anzi, a visitare la loro pagina Facebook che è Crilou Bijou. Vi lascerò comunque il link qua nell'info box e vi lascio anche il canale di Luisa. Se avete voglia comunque anche di contattarla tramite il suo canale, potete farlo. Io vi invito appunto a visitare tutte le loro creazioni che sono veramente pazzesche. E nulla, con questo vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo video che credo sia un video creazioni, se non cambia qualcosa nel frattempo. E do ancora un grosso bacio, un grazie veramente grande, grande, grande a Luisa e Cristina. A vorrendere. Ciao, alla prossima!